Ciao, sono Giulio Curatella, consulente creditizio specializzato nei mutui casa. Oggi voglio parlarti di un tema di grande attualità e che interessa davvero migliaia di famiglie italiane. Guarda questo video se non sei riuscito ad ottenere un mutuo a causa di un problema in CRIF. Avere una casa di proprietà è infatti sicuramente il sogno di tutti. La terribile verità è che non tutti riescono ad ottenere il mutuo che è spesso necessario a realizzare questo progetto. La stragrande maggioranza dei rifiuti a fronte di una richiesta di mutuo è legata ad una segnalazione in CRIF. La CRIF è la banca dati più famosa per l'analisi del rischio finanziario. Infatti, tutte le informazioni contenute all'interno della CRIF sono di fondamentale importanza per la delibera di un mutuo o di un finanziamento. Purtroppo è sufficiente qualche piccolo ritardo o qualche leggero intoppo nei pagamenti delle rate per avere difficoltà nell'accesso al credito. Oggi, a causa di questa crisi infinita, migliaia di persone e famiglie vengono facilmente segnalate in CRIF come cattive pagatrici. Basta qualche piccola rata rimborsata un po' in ritardo per avere subito il bollino nero. A quel punto, una volta che sei stato segnalato, nessuno vuole ascoltare più le tue ragioni e le motivazioni che ti hanno messo in difficoltà. Così si entra in un circolo vizioso dal quale è davvero difficile uscire. L'errore più comune che commette chi finisce segnalato in CRIF è quello di rivolgersi ad un consulente quando ormai è troppo tardi e si è già stati segnalati. Il buon senso ci insegna che prevenire è sempre meglio che curare. La regola numero uno per non essere segnalati in CRIF è quella di raggruppare tutte le rate in corso in un unico finanziamento prima che sorgano intoppi o ritardi nei pagamenti. Il prodotto finanziario migliore da questo punto di vista è il famoso mutuo per consolidamento. La finalità di questa particolare tipologia di mutuo è infatti quella di raggruppare tutti i finanziamenti in un'unica rata. Se non vuoi essere segnalato in CRIF come cattivo pagatore e cerchi informazioni su come ottenere un mutuo per consolidare le rate e sistemare le cose, allora corri subito sul blog www.mutuovincente.com. C'è una miniera d'oro di informazioni gratuite che aspetta solo di essere saccheggiata da una persona sveglia e intelligente come te. Se invece non hai una casa di proprietà che ti consente di ottenere un mutuo per consolidare tutte le rate, oppure se sei già stato segnalato in CRIF come cattivo pagatore, allora lo strumento finanziario davvero perfetto per ottenere credito e realizzare i tuoi progetti è la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è infatti un particolare tipo di finanziamento riservato a dipendenti e pensionati ed è davvero perfetta per chi ha avuto intoppi nei pagamenti o segnalazioni in CRIF. Se cerchi informazioni sulla cessione del quinto, allora visita subito il blog www.tassobasso.it. Sul portale www.tassobasso.it puoi trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno in questo momento e la risposta a tutte le tue domande che devi assolutamente conoscere se hai intenzione di chiedere una cessione del quinto. Se invece cerchi maggiori informazioni proprio sulla CRIF, specifiche sulla CRIF, ti ricordo che puoi seguirmi anche sul mio canale YouTube. Basta andare su YouTube e scrivere Giulio Curatella CRIF. Ho realizzato tantissimi video ricchi di preziose informazioni gratuite, non diversamente reperibili sul mercato italiano. Se vuoi aiutarmi a diffondere queste preziose informazioni per aiutare anche tutti coloro che hanno problemi con la CRIF, condividi subito questo video anche sui social network. Lascia un like e scrivi un commento. Non vedo l'ora di rispondere a tutte le tue domande.
Come vedi, per me sei molto importante e mi auguro con tutto il cuore che tu possa sistemare le cose nel più breve tempo possibile e che tu possa realizzare i tuoi sogni, i tuoi progetti, perché non è certo colpa tua se l'Italia non esce da questa maledetta crisi e le istituzioni non fanno niente di concreto per cambiare realmente le cose. Ti auguro un grande in bocca al lupo e ti saluto con un forte abbraccio. Grazie, ciao e a presto.